La sostanza, la molecola che è contenuta all'interno di queste pastiglie per gli accertamenti che abbiamo fatto finora è il destropropossifene, che è praticamente considerato un oppiaceo a tutti gli effetti e le pillole di questa natura sono proibite sia per l'importazione che per la vendita nel territorio italiano. La cosa che è importante sottolineare è che il costo di queste pastiglie è bassissimo e quindi è una sostanza che può circolare attraverso i giovani e quindi è necessario stroncare la commercializzazione di questo prodotto. Quanto è diffusa in provincia di Cremona? Allo stato attuale siamo agli inizi di questa indagine che speriamo di poter approfondire individuando il canale di approvvigionamento. Siamo in contatto attualmente con i colleghi di Ancona che hanno fatto un sequestro simile a questo e la sostanza che è stata sequestrata proviene dal Bangladesh. Questi per adesso sono analisi e accertamenti iniziali e speriamo che le analisi ci confortino insomma anche su altri contenuti di queste pillole che sono state sequestrate in seconda battuta. Verosimilmente un uso viene fatto da parte della comunità indiana locale? Tecnicamente quello che abbiamo accertato, trattandosi tutti di quell'etnia, i soggetti che sono stati sia definiti a piede libero che quello tratto in arresto. Non escludiamo però che questo possa circolare anche fra i ragazzi della nostra provincia. Come è nata l'attività antidroga? È nata da un controllo di un cittadino indiano circa 15 giorni fa a Vescovato. È stato fermato dai carabinieri della stazione di Vescovato ed è stato trovato in possesso di circa 38 pastiglie sospette. Da queste pastiglie che sono state analizzate è emerso che all'interno erano state confezionate con un prodotto, un oppiaceo, un principio attivo oppiaceo. Da qua è nata un'indagine che il magistrato per la quale il magistrato ha concesso un decreto di perquisizione in un'abitazione e in due abitazioni in un negozio di Brescia. Ci siamo portati in Brescia e al termine di questo servizio sono state rinvenute circa 2.996 pastiglie occultate in contenitori di DVD sia in un negozio, nel negozio di indiano, sia a casa del titolare. Per questo il titolare è stato tratto in arresto e portato al carcere di Brescia. Successivamente, ieri, abbiamo ottenuto un altro decreto di perquisizione fatto in un negozio del Casalasco e anche all'interno di questo negozio sono state rinvenute circa 98 pastiglie per le quali sono in atto adesso gli accertamenti chimici, ma presumibilmente anche queste hanno un principio attivo che è considerato stupefacente.